Se anche tu, come me, sei uno smanettone oppure un tecnico informatico, probabilmente sei abituato a portare sempre con te 4 o 5 chiavette USB bootabili, ovvero quelle chiavette che permettono di avviare un PC senza utilizzare il sistema operativo installato sul disco fisso interno, ma utilizzando appunto gli strumenti presenti su queste chiavette USB bootabili. Ebbene, utilizzare molteplici chiavette USB ha sostanzialmente due problemi. Innanzitutto, chiaramente, la scocciatura di dover fisicamente portare con noi sempre molteplici chiavette USB. La seconda, e probabilmente ancora più importante, è però il fatto di mantenerle aggiornate. Quindi ogni volta che esce una nuova versione di un nuovo software, dobbiamo prendere una di queste chiavette USB e risvolgere tutta la procedura per riscrivere la specifica chiavetta e aggiornarla, che chiaramente è una gran rottura di scatole. Fortunatamente tutto questo termina ora, perché in questo video vedremo come utilizzare un software che si chiama Ventoy, che è veramente spettacolare perché ci permette di realizzare una sola chiavetta USB che contiene all'interno tutte le immagini ISO dei nostri software bootabili preferiti. Quindi ecco che basterà scrivere l'immagine ISO di un determinato software sulla chiavetta e una volta che avvieremo il computer utilizzando la nostra chiavetta, con Ventoy ci verrà chiesto quale immagine ISO vogliamo avviare e quindi quale strumento vogliamo utilizzare. Ah, dimenticavo! Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo esattamente come realizzare una chiavetta USB bootabile con Ventoy. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Non ci sono grossi prerequisiti per realizzare questa chiavetta USB universale multi-boot. Ti serve sostanzialmente una chiavetta USB da almeno 8 GB, ma ti raccomando vivamente di sceglierne una da almeno 16 GB o più. In questo modo potremo caricare moltissime immagini ISO all'interno della chiavetta stessa e quindi realizzare veramente una sorta di coltellino svizzero per noi amministratori di sistema e smanettoni. Bene, quindi colleghiamo la nostra chiavetta USB al PC e cominciamo a smanettare. Quindi per primissima cosa apriamo il nostro sito e in particolare turbolab.it/2840. Qui sotto ho lasciato un link con scritto scarica Ventoy, seguiamolo e atterreremo proprio nella pagina della release, dell'ultima release di Ventoy che possiamo scaricare. Ci sono due versioni, una per Linux e una per Windows. Io in questo momento sono in ambiente Windows e quindi chiaramente scarico questo file zip. Una volta scaricato il file procediamo ad aprirlo, eccolo qua, e dopodiché estraiamo tutti i file che sono presenti all'interno della cartelletta Ventoy in un percorso qualsiasi. Io ad esempio, eccola qua, ho già scompattato tutto sul nostro desktop e quindi sono pronto ad avviare il programma. Prima di avviare il programma, quindi Ventoy2disk.exe, sinceriamoci però di aver collegato la nostra chiavetta USB, quindi quella che vogliamo generare con tutte le nostre immagini ISO sopra, al nostro PC. Quindi diamo un'occhiata velocissima in questo PC, assicuriamoci in particolare, eccolo qua, che la nostra chiavetta USB sia collegata, eccola qua, e che non ci siano dati importanti all'interno di essa. Questo perché la procedura di Ventoy eliminerà completamente tutti i dati attualmente presenti sulla chiavetta USB. Quindi assicuriamoci di nuovo che non ci sia niente di importante dentro, perché verrà tutto quanto cancellato. Una volta che abbiamo terminato questa verifica, torniamo alla nostra cartella di Ventoy, eccola qua, e avviamo il nostro Ventoy2disk.exe. Non appena entrati, scegliamo dal menu Language qui l'italiano per avere tutto nella nostra lingua e diamo una rapida occhiata alle opzioni. Qui sopra c'è un'opzione che si chiama avvio protetto, che dovrebbe consentirci di avviare Ventoy anche sui computer che hanno attivato il Secure Boot. Ora, questa è una funzionalità attualmente ancora sperimentale, quindi non funziona ancora benissimo. Ti consiglio di tenerla disattivata e disattivare poi manualmente Secure Boot ogni volta che vorrai utilizzare Ventoy su uno specifico computer. Molto più importante invece è questo secondo menu stile tabella delle partizioni. Possiamo scegliere tra MBR e GPT. La versione super corta e super compatta la troviamo qua, di quale sia la scelta migliore. Sostanzialmente si tratta di scegliere se utilizzeremo Ventoy su computer molto vecchi, quindi dotati di un BIOS legacy, quindi di un vecchio BIOS, oppure su computer moderni dotati di UEFI. Quindi se utilizzeremo PC molto vecchi, come vediamo la compatibilità migliore è con MBR, mentre invece se utilizzeremo PC molto nuovi la compatibilità migliore
migliore è con GPT. La mia raccomandazione, ragazzi, è sostanzialmente di creare due chiavette USB, una MBR e una GPT. In questo modo potremo utilizzare l'una o l'altra a seconda del PC che avremo davanti. Io però per questa guida ho scelto appunto lo stile di partizione MBR, quindi è tutto sostanzialmente pronto, possiamo procedere. Clicchiamo quindi sul grande pulsante installa, ma non prima di aver verificato di nuovo un'ultima volta che sia selezionata qua sopra come destinazione proprio la nostra chiavetta USB che vogliamo preparare. Ok, eccola qua, è selezionata, siamo pronti, possiamo cliccare installa. A questo punto confermiamo ripetutamente e dobbiamo solo ora attendere che termini la procedura. Bene, non appena ci appare questo avviso, la procedura è terminata e la nostra chiavetta con Ventoy è pronta. Ce la ritroviamo quindi all'interno di questo computer, eccola qua, in questo modo, in questo momento viene identificata appunto con l'etichetta Ventoy. Entriamoci dentro e come vediamo in questo momento abbiamo una chiavetta USB completamente vuota, proprio perché, come dicevo all'inizio, una delle figate veramente estreme di Ventoy è che possiamo caricare direttamente le nostre immagini ISO e ci verranno quindi proposte nel menu di scelta iniziale. Io ad esempio, eccola qua, ho già una cartelletta nella quale ho raccolto alcune immagini ISO che mi interessava portare sulla chiavetta. In particolare abbiamo Acronis True Image, quindi il software per clonare i dischi, Memtest 86 per testare la memoria e chiaramente la ISO di Windows 10 per reinstallare il sistema operativo. Quindi non devo fare altro che selezionare tutto quanto e copiare le mie immagini ISO direttamente all'interno della chiavetta. Come detto, non appena la procedura sarà terminata, ci basterà avviare il computer utilizzando questa chiavetta buttabile e Ventoy ci proporrà una lista dalla quale potremo scegliere quale di questi tre strumenti avviare. È una figata pazzesca. Bene, a questo punto la nostra chiavetta USB è pronta, colleghiamola al nostro PC e accendiamolo. Subito dopo la primissima cosa che dobbiamo fare è entrare nel UEFI oppure nel BIOS, perché è necessario disabilitare l'opzione Safe Boot oppure Secure Boot, altrimenti la chiavetta con Ventoy non riuscirà ad avviarsi. Riavviamo il computer, selezioniamo quindi la periferica di avvio, selezioniamo di partire dalla chiavetta USB ed eccola qui la schermata principale di Ventoy dalla quale possiamo scegliere quale delle nostre immagini ISO avviare. Io scelgo ad esempio di avviare con Acronis True Image ed eccolo qui, il risultato è esattamente lo stesso che avremmo ottenuto se avessi avviato utilizzando la mia solita chiavetta indipendente. Bene, da zanedditurbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo dei PC, Windows, Linux, Internet, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao! Ce l'è impossibile, Axile, è impossibile.